ma dentro di me porterò sempre il tuo respiro. No, allora tornerò da Belu. Non è possibile. Non si può più tornare indietro, Blake. Kalyan ha scelto per tutti e due. Ti costringerò! Ma cosa è successo? Tra poco sarà bene. Ed avrai ciò che mi hai chiesto. Ma guarda, il capitano Blake si è sentito male, poverino. No, non ci provare. Se non vuoi che pianti una pallottola nel petto del tuo amico. Fabian, ti sei accorto che qui c'è l'altro pezzo del nostro contratto? Tu devi essere Belu. Che strano. I Sandford ti temono tanto, ma non mi sembri niente di speciale. Meglio così. Molto meglio così. Bene, bene, bene. Vedo che ora la fortuna si è voltata a guardarci. Come stai, Bailey? Se non sbaglio, vi avevo ordinato di non tornare. Sì. Sì. Ma noi non prendiamo ordini da nessuno. Tantomeno da una stracciona come te. Tieni legati i tuoi cani, strega. Ci metto un attimo a farti saltare il cervello. Non così, Fabian, non così. Uccidere la gente in questo modo non dà alcuna soddisfazione. Non è divertente, né elegante. Niente a che vedere con la spada. Datemela, una spada. Sono certo di riuscire a farvi divertire. Sì, mi piacerebbe, ma... Mi perdoni, capitano. Ora dobbiamo essere più pratici. Ed una pallottola in questo momento è senz'altro più efficace della spada. Anche se mia sorella ne sarà delusa. È che mi stavo annoiando. Ma capisco le esigenze della situazione. Vedo che ti senti meglio, amico mio. E sono felice. Ma non commetterò due volte lo stesso errore. Finalmente. Devo dire, caro fratello, che nostro padre sarebbe orgoglioso di te. Facciamola finita e torniamo in fretta alla nostra nave. Voglio salpare prima di notte. Avete sentito, mia sorella? Uccideteli tutti, signori. Conte di Essex, porti i miei saluti ai suoi genitori! No! 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 Un solo giorno che non siamo riusciti a vivere insieme, neanche un solo giorno. È vero, Kalyan aveva stretto un accordo con me, una vita per una vita, ma ogni cosa è morta con lei. Bailu ha un debito, ma Bailu non può avere debiti. Ma hai appena detto che non puoi nulla contro la morte. Non ho potere sulla morte, ma ho potere sul tempo. Oh!
Ogni cosa tornerà ad un attimo prima che tutto ciò che è accaduto accada, ma rimarrà in noi la memoria di ciò che è accaduto, perché ciò che è accaduto non torni ad accadere. Ora vedremo chi è più forte. No, no, un momento. Ci hai dato la possibilità di ricordare ciò che è accaduto. Ed io ora ricordo. Ricordo cosa ci è capitato quando le ombre ci hanno trascinato via. Per la prima volta ho visto davvero cosa sono. E non mi è piaciuto. Non voglio rischiare di tornare nel luogo dove ci hanno portato. Spesso l'inferno non è un posto al di fuori di noi. So cosa abbiamo fatto e conosco il colore della mia anima, ma forse c'è ancora una possibilità per noi. Prendete, accetteremo qualunque vostra decisione. C'è sempre una possibilità. Vi riconosco sinceri ed ho sempre pensato che la volontà di redimersi sia più importante di una punizione. Ma questo non significa che non pagherete. Le mie ombre vi accompagneranno fino alla Black Devil.